Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E con non tanto entusiasmo eccoci qua di nuovo, eccoci di ritorno dopo che purtroppo la volta scorsa ragazzi abbiamo dovuto assistere a quella che è una delle scene probabilmente più strazianti che io abbia mai visto in un videogioco, perché purtroppo Joel è stato ammazzato. Ragazzi, è stato ammazzato dopo essere stato fondamentalmente massacrato, perché Abby appunto se l'è presa comoda, come aveva detto che avrebbe fatto, ed è stata una cosa straziante, come l'ho voluta definire la volta scorsa, perché purtroppo giusto Ellie si è ritrovata lì, in quell'esatto momento, e ha dovuto assistere appunto all'uccisione di Joel. Un qualcosa secondo me di devastante, di insopportabile. È ancora più triste ragazzi che Joel si sia reso conto l'attimo prima di morire che Ellie era lì, e quindi probabilmente il suo pensiero è stato per lei negli ultimi istanti, non per se stesso ma per lei, sperando probabilmente che non le facessero del male in alcun modo. È stato terribile, anche perché Joel ragazzi è un personaggio che abbiamo imparato appunto molto ad amare con il primo The Last of Us, e quindi la sua perdita è un qualcosa di veramente ragazzi tosto da affrontare. Quindi adesso Ellie ha discusso con Tommy del fatto di andarli a cercare, di fargliela pagare. Tommy è risultato essere un pochettino riluttante, sempre a causa ovviamente di sua moglie, ragazzi. E gli ha chiesto di aspettare un giorno, non di più, per vedere se, insomma, avrebbe potuto fare qualcosa, no? A riguardo, quindi magari riuscire ad arruolare qualcuno, a reclutare qualcuno, scusatemi, per fare questa cosa, anche se effettivamente è una missione parecchio pericolosa, perché non sanno chi siano i nemici, quanti sono, come sono armati, quante armi hanno. È comunque una cosa pericolosa, ma Ellie non si fa spaventare da nulla, perché ovviamente vuole la sua vendetta. E quindi l'ultima volta ci eravamo salutati esattamente qui. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Fa male, ragazzi. Quanto fa male. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Okay. Una soluzione strada facendo. Quindi non ha potuto ottenere nulla da Maria. Qualcosa. Lei ha fatto addirittura chiudere la stalla proprio per evitare arrivare magari che qualcuno diventa un problema. Se ne andasse. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Oh, che dolce. Questo ragazzi, quando vuoi davvero bene a devi qualcuno. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Lo seguiresti dovunque per aiutarlo
per cercare di consolarlo, per fare qualsiasi cosa per lui. Quindi Dina le vuole davvero bene, ragazzi, perché comunque mettersi a rischio in una cosa del genere, cioè, non è semplice. Quindi questa è casa di Joel. Andiamo. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Cioè, comunque sono cose traumatiche, ragazzi. C'è pure il modo in cui è stato ammazzato. Cioè, una cosa assolutamente brutale. Io ti quindi, aspetto qui. Cioè, è un trauma. Grazie. Cioè, veramente un trauma. E scusate se a volte rimango in silenzio, ma credo che in certi casi non serva sprecarsi in inutili parole. Che bella tazza. C'è un gufo. La tazza che usava lui. Cioè, raga, so cose. So cose che fanno male. Cosa ha notato Ellie? Che bello. Son cose che fanno male. Fanno male proprio qui. Proprio qui dentro. Mannaggia la miseria, mannaggia, ragazzi. Qui non c'è nulla. Direi che possiamo andare di sopra. Vediamo cosa vuole portare via Ellie. Continua a segnare. Cosa ha segnato? Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. Le mie promesse al tramonto. Ma che bello, cioè intagliava pure, ragazzi. Che meraviglia. Cioè, ste cose le aveva fatte lui a mano. Che spettacolo. Assolutamente meraviglioso. Allora, entriamo anche in questo bagno. Ovviamente non c'è l'acqua corrente calda, quindi se la devono riscaldare. Bello anche questo dettaglio, eh. Ragazzi, attenzione, facciamo caso ai dettagli. Se la devono riscaldare loro l'acqua. Come una volta che non c'era l'acqua corrente, ovviamente non arriva. Ah. Ok, pensavo volesse prendere una delle giacche. Tutto questa, dentro questa stanza, ragazzi, dentro questa casa grida, grida dolore. Mannaggia, mannaggia la miseria, mannaggia. Cosa stiamo cercando però di preciso? Vediamo un po'. Guarda la collezione di dischi. Cosa c'è qua?
E abbiamo preso il suo orologio, che era tra l'altro di una importanza immensa per Joel, perché gli aveva regalato la figlia. Tra l'altro, la sera stessa in cui poi è successo il macello, per il suo ultimo compleanno insieme, e la sua pistola. Ok, andiamo. Che sarà successo a Dina? Oddio. Ciao Maria. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo. Oddio, Tom è andato da solo. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Ok. Il permesso accordato, però Tommy è andato da solo. Perché è andato da solo? E qui ci sparano a Seattle il giorno 1. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo e... E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungibile. 10. Wow, cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Beh, non è facile. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina... Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. E quello è il problema. Okay. Almeno finché non avremo altre informazioni. Che Joel purtroppo aveva diverse persone che non lo potevano vedere. Però secondo me loro non possono lontanamente immaginare sta cosa. Andiamo. Qua la strada si apre un pochettino di più. Possiamo accelerare un pochettino il passo. Vediamo un po'. Dobbiamo andare dritto di qua? Immagino di sì.
Vediamo un po', eh. Bella comunque, raga, tutta sta vegetazione. Incredibile. Andiamo. Ellie, auto. Sì, ci stiamo avvicinando. Ok. Inizia quindi a guardarti intorno. Ci avviciniamo alla città, ma qua, ragazzi, ormai la natura ha ripreso il sopravvento. Wow. Dov'è che devo andare? Di qua? Sì, di sì, che qua si scurisce un po' la situazione, ma perfetto. Comunque, raga, è incredibile pure il pad. Non vorrei dire forse per PS5, ma secondo allora me è molto più sensibile. Perché pure il cavallo, ragazzi, quando cammina, cioè lo senti nel pad, è una cosa pazzesca. Senti veramente il peso dei passi del cavallo. È spettacolare. Comunque, verso di qua mi sa proprio che si va a Seattle, ragazzi. Siamo parecchio vicini, anche se ormai, oddio, come facciamo a scendere? Cioè, col cavallo non scendiamo manco se ci spariamo qua, ragazzi. Se proviamo ad andare dall'altra parte, invece, rispetto al burrone che sta di là, forse è la cosa giusta da fare. Infatti, di qua, vedete? Seattle, di qua a destra. Opla. Benissimo. Comunque dovremmo vedere di riuscire a trovare Tommy, ragazzi. Qua possiamo scendere? Penso proprio di sì. Attenzione al fiume, ma qui la corrente è assolutamente gestibile. Ok. Sembra tranquillo. Già, quello è il problema. Sembra. Lo so, è questo a spaventarmi. Che regà, quando la situazione è fin troppo tranquilla non c'è tanto da fidarsi. Non vorrei dire, ma aspetta, ok, scendiamo di qua. Comunque non si è mai troppo prudenti, eh. Cioè, potrebbe nascondersi un pericolo in ogni dove, ragazzi. Ok, possiamo uscire di qua. Oh, è questa la ZQ. Già. Occhio alle sentinelle. VLF, intrusi uccisi a vista. Simpatici. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Beh, quello dove sì. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Beh, ci deve essere per forza un ingresso. Oddio. Erano soldati della ZQ. Vedi le uniformi Fedra? Mm-hmm. Pensi sia stato il VLF? Sì, li hanno lasciati qui, come avvertimento. Razza di squilibrati. Sembra allora ci siano delle crepe sulla parete in alto. Dove? Là sopra, intendi? Allora, lì c'è una scala e la vedo. Quindi bisognerà passare in qualche modo da qui, ragazzi. Cioè, ci dovrà essere un modo per salire, no? Ma qua si può entrare. Sì, ma non c'è assolutamente nulla. E va bene. Basta guardarsi un pochettino intorno, come sempre. Qua dentro. Che cazzo è? Che cosa è stato? Ah, erano i miei passi, semplicemente. Andiamo bene, mi sono cacata sotto per niente. Mannaggia, cince allegra. Qua dentro un Cassius. Qua dentro, dimmi che c'è qualcosa in questi cassetti, ti prego. Questo cos'è? Stadio infetto 1. Il Cordyceps ha assunto il controllo e emozioni mutare della vittima. Rapidi, agili, gli infetti allo stadio 1 in genere viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. Stadio infetto 2. Si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Spesso aggirano la preda per attaccare alle spalle. Avvicinatevi con cautela guardandomi intorno. Stadio infetto 3. Completamente ciechi. Udito molto acuto. Usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda. State lì lontani. Gli infetti allo stadio 3 sono noti per loro attacchi feroci ed estremamente letali. Stadio infetto 4. Evoluzione rara ma molto pericolosa. Pericolosa dell'infetto allo stadio 3, sono dotati incredibile forza, sono in grado di lanciare proiettili acidi, non affrontare tranne se assolutamente necessario. Questo ovviamente penso si riferisca ai panzoni. Va bene, allora qua dentro mi sa che non c'è più niente, quindi non ci resta che andare dall'altro lato e vedere che cosa troviamo di qua. Allora qua ci stanno queste micro stanzette, ma qui sono non c'è nulla. Celle di detenzione, le usavano anche a Boston. Qua non c'è nulla, là non c'è nulla. Aspetta un attimo però.
Posso per caso, e chiedo per puro caso, salire qua? Sembrerebbe di sì. Posso saltare di là? Sì, posso arrampicarmi qua. E ovviamente, ecco, devo prendere un po' più di rincorsa forse. Cosa c'è di là però? Aspettate, facciamo così. Opla. Ellie, che ne dici? Che cosa? Che lì c'è la scaletta, lo so, l'ho già vista da prima. Però fammi vedere se qua sopra c'è qualcosa. Anche se pare proprio di no, ragazzi, quindi non ci resta che arrampicarci anche noi di qua. Non sembra molto stabile sta affare, ma vabbè. Ce lo faremo, Dina, andare bene. Dammi comunque una mano. Ok. Forza, ti tiro su io? Ah, mi tiri tu su? Ok. Opla. Cioè, però, ragazzi, andare così alla cieca, alla ricerca di qualcuno che non sai chi è, da dove viene. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Boh, cioè, partire completamente da zero. Come fai a essere sicuro di riuscire a trovare queste altre persone? Non... Boh, è un po' azzardata come mossa. Però, ovviamente, ragazzi, la vendetta. Equilibrio, ecco. Me ne sono sbattuta, mi sa proprio dell'equilibrio perché. Non gli ho dato neanche il tempo di mettersi in equilibrio. Allora, allunghiamoci direttamente. Passiamo di qua. E qua possiamo salire. E possiamo saltare fin lì, mi auguro. Opla! Ehi! Piano, pian pianino. Piano, 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 piano. Calma, calma, calma. E siamo siamo parecchio in alto qua. Sarebbe brutto cadere, in effetti. Comunque, cosa faccio adesso? No, chiedo per un amico. Ah, posso andare di qua, ovviamente, certo. Attraversare direttamente le mura. Perfetto. E di qua possiamo andare. Ma appunto, cioè, fosse così facile, ragazzi, trovare qualcuno così completamente a caso, avendo un'informazione, tra l'altro, che hai supposto tu, perché lei ha detto, Tommy ha visto la sigla sulle loro uniformi. Però, come giustamente aveva detto anche Tommy, magari potevano essere anche rubate, ragazzi, cioè, comunque è sempre abbastanza in dubbio. Mamma mia, che male. Allora, come lo apriamo sto cancello? Immagino non ci sia corrente, mi pare ovvio. Non andrà. Okay. Ovvio, ovvissimo. Qui serve la corrente. Eh sì. Quindi la corrente qua è chiuso. Dovremmo passare sicuramente dall'altra parte. Qua riusciamo ad aprirla almeno? E che cazzo, pure questa è chiusa. Non c'ho neanche bottiglie o robe per sfondare questo. Posso fare così? Direttamente, non mi lascia altra scelta. Sì. Non è niente. Tutto a posto, tutto sotto controllo. Non ti preoccupa. Che la qui presente Ellie. Tutto ha tutto sotto controllo. Allora, questo cos'è? È una mappa. Benvenuti a Seattle. Ci potrebbe piacere. Ok. Al centro di Seattle, va bene. Comunque può essere utile, ragazzi. La teniamo. Quindi, cosa abbiamo qua intorno? Qualcos'altro di utile, interessante? Altro foglietto? Cos'è sta roba? Sono coordinate. Ok. Chissà quando risale. Cancello principale. Sono tipo delle, cioè delle combinazioni. Stavo preparando una cross operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro alla ricerca di risorse. Recupera della benzina dal garage. La base del Serevena. Del tribunale e dalla cupola. E porta al rifugio della base del Serevena. Va bene. Se te ritieni che può essere utile, tanto meglio. Questa adesso la posso sbloccare, ovviamente. E vediamo un attimino di qua cosa c'è che ci serve. Ok, qua adesso possiamo sbloccare. È proprio il generatore che ci serviva, infatti. Possiamo prendere il cavo? Ok, intanto accendiamolo. 1, 2, 3. Brum brum. Funziona, signore, funziona. Trasportiamo il cavo. Ecco qua, basta attaccarlo. Che scossetta. E adesso sì, possiamo aprire. Tac.
Funziona, signori, funziona. Ma ci servirà la corrente pure per aprire quel cancello? Immagino proprio di sì. Sì, che c'è? Che? È di qua, lo so. Questo quindi possiamo riprendere. Ovviamente immagino che non si staccherà, non si chiuderà questo cancello. Ma allora, più di così il cavo non va. È interessante pure sta cosa, ragazzi, di come riavvolga il cavo. Però che dobbiamo fare? Aspetta un attimo, scusa, mollalo un attimo. No, 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 molla, molla, molla. Io devo un attimo prima capire se ci serve di nuovo sto cavo oppure no. Perché comunque sto cancello sì l'abbiamo aperto, ma a che pro? Che c'è, Dina? Che hai da dirmi? Ehi, va tutto bene? Mm-hmm. E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, ma come? Tu sei in gamba. Grazie. Grazie, Dina. Sei gentilissima. Però dobbiamo capire effettivamente dov'è. Aspetta, forse bisogna seguire sti cavi, ragazzi. Questi saranno cavi della corrente, immagino. Aspetta, qua. Eccolo. È questo. Ovviamente è questo il bottone per aprirlo. Sì, sì. È proprio questo. E come la portiamo l'elettricità qua? Intanto prendiamo questo. Ok, facciamo prima a mano, ragazzi, che a sprecare colpi mi sa proprio che non è il caso. Quindi meno male che ci ho pensato. Allora, il cavo è di là, però sicuramente lo dovremo portare fin qui in qualche modo. Ovviamente questo di qua è chiuso. Porca vacchetta, allora di qua non si passa, c'è il filo spinato. Allora, di qua però passo perfettamente. Posso finalmente aprire anche questa porta, di aprirmi questo passaggio. Poi però sto benedetto cavo, in effetti, dove lo devo attaccare? Sarà qualcosa qua sopra? Non mi dica fino a qua sopra. Allora, intanto pillolette, ingranaggette, tutto il resto. Allora no, qua sopra non c'è quello che ci serve. E vabbè, meglio, perché comunque portare quel cavo fin qua sopra sarebbe stata un'impresa non poco difficile. Quindi perché aprirmi questa porta? Che me sto a perdere, ragazzi? Tutto bene? Ah, eccolo! È qua l'aggancio, ragazzi. Quindi ora dobbiamo rifare il giro e lanciarlo di qua. Quindi adesso sì. Adesso è tutto chiaro. Quindi la presa è proprio lì. Quindi vai! Top! Ma ci arriverà il filo fin lì? Scusate, il dubbio un attimino mi viene. Perché chissà, sarà teso teso, ma probabilmente, spero, incrocio le dita, ci arrivi. Ecco qua. Ammazza. Giusto giusto, ragazzi. Cioè giusto giusto. Non so se rendo l'idea. Tac. Perfetto. Adesso sì, possiamo aprire le porte. Ed ci pare serve la password. Quindi ci serve assolutamente quel foglietto che avevamo trovato. Codici cancello. Ci serve il main, ragazzi. Main gate 0512 0512 5 1 2. Sì. Sì. Bammete. Sì, va, ragazzi. Grazie. Oddio. Ehi, andiamo. Togliamoci di torno. Com'è che si è chiuso così improvvisamente? Porca vacca, il generatore mi sa che non ha più resistito, probabilmente. Minchia, giusto in tempo per farli passare, ragazzi. Immaginatevi se fossero passati nel momento in cui putupum il cancello, eh? E ora? E ora procedemos. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del VLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarla? Magari troviamo il nostro primo VLF. E lo facciamo parlare. Di qua. Cioè, forza. Andiamo a cercarlo. È ovvio, siamo venuti qua apposta, Dina, pure te. Cioè. Che domande fai, voglio dire? Eccolo là, il Serevena Hotel. Hotel Serevena. Deve essere proprio questo. Quello che cercavamo, allora. Fuck Fedra. Perfetto, okay. Ovviamente. Cerchiamo di passare il cancello Fedra Merda. Originale. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Avviciniamoci, ci serve energia. Senza energia non possiamo fare assolutamente niente. Per cui possiamo attivarlo sto generator. Okay. Avanti. E uno. Non va. No, aspetta, no, sto andando proprio di merda.
Non va. È proprio che non funziona, ok? Quindi non ho sbagliato niente io. Niente benzina. Maledizione. Ora che facciamo? Che palle. Merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Mettiamo in sella e vediamo. Parcheggio del tribunale e cupola. Penso di sì. Proviamo ad andare un attimo di qua. Vediamo un po'. Cioè, raga, questo apre tantissimo comunque l'area di gioco, perché se bisogna andare a trovare la benzina per poi tornare qua, cioè non è scherzo. Ecco la cupola. Ammazza, raga, quanto è ampio sto posto. Dove siamo? Porca miseria, vediamo un po'. Quindi tieni premuto, ok, per accedere alla mappa. Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Ok. Quindi così poi sappiamo direttamente dove tornare. Quindi il tribunale, la cupola. Vabbè, comunque la cupola, raga, la seguiamo a vista. Ovviamente dritto di qua. Ammazza, che cioè ce n'è di strada da fare, eh? Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto. Che motivo avevano? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Con gli infetti o i ribelli? Altre scritte pedra. Merda. Credimi, sei stata fortunata a non crescere in una ZQ. Comincio a pensarlo anch'io. Fuel distribution, ragazzi. Cioè qua lo dice proprio. Distribuzione carburante. Forza. Sì. La Fedra non risparmiava sulle barricate. A Boston mancava spesso il cibo. La fame rende disperati. Nuova posizione sulla mappa. Qua sopra cosa ci sarà mai? Vediamo un po'. Oh, è sempre meglio, ragazzi, raccogliere tutto. Forte. Bella questa. Bomba stordente per stordire più nemici. Quindi finisci con un'aggressione. Quindi può essere utile, ragazzi, per risparmiare ovviamente qualche colpo. Quindi formula sbloccata. L'abbiamo pure sbloccata la formula per la bomba stordente. Soldato Miller, stando a una soffiata ci sarebbe un rifugio del VLF tra la Spring e la Quinta. Prendi tutti gli uomini disponibili nel tuo settore e dirigiti sul posto immediatamente. Giustizia e sospetti, metti in sicurezza l'area e attendi il mio arrivo. Attendi il mio arrivo. Alla quinta luce del quinto giorno. Sì, alla quinta luce. La prima luce del quinto giorno. All'alba, guarda ad est. Ma a parte tutto. Oh. Bingo. Puoi equipaggiare un'arma per fondina. Ovviamente, eventuali altre armi vengono inserite nello zaino. Quindi seleziona pistola. Tieni premuto per aprire lo zaino. Quindi poter cambiare arma, ovviamente. Perché questa è la pistola di Joel, ragazzi, che abbiamo preso a casa di Joel. Quindi allora, mo, però, dobbiamo trovare... Qual è il nostro cavallo? Ah no, sono cervi. Il centro distribuzione razioni. A Boston c'erano code fino in strada. E poi faceva schifo. Io impazzirei. Qualcuno succedeva. Beh, di qua mi sa che non si passa proprio, eh. Dovremmo riuscire a trovare un altro ingresso. Guarda quelle vetrate decorate. Ormai sono rare. Parli sempre di st'edificio. Ah sì, certo. Ma dove lo troviamo l'ingresso? Proviamo ad andare di qua, ragazzi. Vediamo se c'è un modo per scendere da qualche parte. Qua è tutto chiuso, niente da fare. E di qua si scende. Ammazza che volo. Scusa Ellie, scusa. Non avevo la mia intenzione di romperti le ginocchia. È capitato. Allora, di qua possiamo passare. Sempre bloccato, che palle. Ci passi. Ah, però ci passiamo, certo. Ok. Vai, lo tengo io. A posto. Quindi comunque era giusto venire di qua. Che è? Ecco qua. E te pareva. Se ti accovacci nell'erba alta, i nemici ti nuoteranno con maggiore difficoltà. E questa è una cosa positiva. Oddio. Eh sì, però basta che... con maggiore difficoltà. Se stanno girati di qua, me vedono e come, porca vacchetta. Sì, però vattene, cioè, o girati, fai qualcosa. Niente, dobbiamo avere un attimo di pazienza, raga, aspetta che giri le chiappe. Ok, andiamo, andiamo a prenderlo. Sperando di fare in tempo, non voglio sprecare munizioni, per quanto possibile. Quindi, facciamolo fuori così.
Quindi, come mi avete giustamente fatto notare voi, ragazzi, per uccidere i clicker serve un coltello. Per fortuna, appunto, Ellie ce l'ha di default, sto coltello. Quindi questo è sicuramente un gran vantaggio. Allora, è certo, come sempre, come solo noi sappiamo fare. Allora, suppongo che possiamo procedere da questa parte, immagino. Quanta strada per trovare un pochettino di benzina, ragazzi. Tieni premuto per stenderti o nasconderti nell'erba bassa. Stasera non so parlare, mannaggia santa. Quindi, che cazzo è stato? Minchia Dina, fa un po' più di rumore, cazzo, non ce ne siamo accorti. Allora, ci sono clicker e runner che si aggirano da queste parti meravigliose. Quindi se i runner, se dovessero girare dalla parte giusta, oddio. Spero tanto che non mi notino, ragazzi, perché non voglio situazioni spinose. Ok, allontaniamoci un attimo, aspettiamo che lo stronzo giri le chiappe, pure questo, e andiamo ad ammazzare sto clicker sempre se ce la faccio. È benissimo, sono immobili, ragazzi, in questo esatto momento. Gli altri mi vedranno, ovviamente. E certo, era ovvio. Cioè, sarebbe stato diverso, cioè, strano il contrario, ragazzi. Oddio! Clicker no, clicker no, clicker no! Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo! Ce lo schiva, ce lo schiva, ce lo schiva! Allora, ragazzi, cosa intere... Che cazzo sta succedendo intanto nel frattempo? Dina, non sei stata ancora capace di ammazzarlo? E che cazzo è, oh? Ma che cazzo è, oh? Dina, spara, mannaggia buba! E niente, regà, dovevano finire così, ovviamente. Colpi usati. E niente, lo stealth non fa per me. Come al solito, è meno male. Ancora delle persone. Perché non hanno ripulito la zona? Forse non sono arrivati qui. Forse. Bella domanda. Troviamo la benzina. Questo è il punto. Trovare sta maledetta benzina. Tutta questa lunghissima strada per trovare questa stramaledetta benzina. Vediamo un po' cosa c'è qua sopra. Ok, qua possiamo entrare. Così potremo scendere da dentro. Che spettacolo. Ma dai, è bellissimo. Che meraviglia. Wow. Cioè, figo sto posto, ragazzi. Non vorrei dire. Medical supplies. Questa è una sinagoga. Come fai a dirlo? Primo, ci sono menorah alle pareti. Un simbolo ebraico. Ok, poi giusto. Non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Era una battutaccia. Tanto per cambiare. Ma smettila. Come al solito. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi, se qua intorno... Ho tanti ricordi legati a questa sinagoga. Troviamo qualcosa. Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Allora, non sei mai sembrata molto religiosa. No. Ma discendo da una stirpe di sopravvissuti. Per il giorno del contagio? Non solo. Anche l'Inquisizione. L'Olocausto. La mia famiglia l'ha sempre scampata. O quasi. Ah, intanto, ragazzi, faccio qualche giretto qua intorno. Perché sicuramente c'è materiale che ci può essere utile. Tipo questi colpi. Tipo questa porta è aperta. Strano ma vero. Penso di trovarla chiusa. E qua intorno c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Ma questo carrello lo possiamo spostare? A che pro? Per passare di qua, immagino. Sì, perché qua era chiusa la storia. Perlomeno così sembra. Cosa guardo? Ah, la benzina. Dobbiamo quello che ci serve, andare ragazzi. Lì dietro. Come ci andiamo lì dietro? Passandoci da sopra, ovviamente. Proprio grazie a questo meraviglioso carrello, ragazzi. E tac. Opla. E opla. Tani, che ne abbiamo? È proprio qua. Toppe. Toppe, ragazzi. Toppe. Vabbè, basta svuotare questo, no? Contieniti. È un luogo sicuro. Scusa, non mi dire, vuota, ma che porca loca. E adesso? Conviene provare al tribunale. Eccala, lo sapevo. Vabbè, probabilmente al tribunale non avremmo trovato una tanica. Quindi siamo venuti fin qui per una maledettissima tanica. Va bene, che ci possiamo fare? Quindi dovremo trovare questo benedetto tribunale. Ovviamente. E adesso dobbiamo uscire, tu ma possiamo... preghi ancora? A volte. Davvero? Oh. E quando? Quando abbiamo lasciato Jackson. O sulla tomba di Joel. Oh. A volte qualche preghiera tra me e me. Beh, ci sta. Funziona. Mi aiuta a calmarmi.
a mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore e dimostrare rispetto. Ne sono certa. Il problema è che certi tipi di dolore, ragazzi, non te li puoi scordare. Comunque, immagino che dovremmo uscire da dove siamo entrati, perché qua dentro non vedo altre uscite, anche se effettivamente non vedo un modo per tornare lassù. Quindi dovremo trovare un modo per uscire da qua dentro. Ma come? Usando lo stesso carrello? Vediamo un po', ragazzi. Probabilmente ci servirà ancora. Quindi andiamo di dargli una girata. Probabilmente ci serve per salire là sopra. Sicuramente, perché quella vetrata così spappolata deve avere un significato. Quindi vediamo di portarlo fin qua e vediamo se... Anche se ho i miei dubbi che riusciremo comunque ad arrivare lì. Però non si sa mai, quindi lo lasciamo qua. È giusto, secondo voi? Boh. Proviamo a lasciarlo qua, vediamo un po' che succede. No, non ci arrivo. Non ci arrivo per un cacchio, non ci arrivo. Allora forse non è là sopra che dobbiamo andare. Forse qua sopra. Forse qua, ragazzi, sì, perché qua ci possiamo arrampicare. Quindi magari c'è qualcosa di utile qua sopra. Vediamo un po'. Tac e tac, erre tac e tac, erre tac e tac. Ok, è giusto. Perfetto, ti aspetto. Allora, qua cosa abbiamo? Ingranaggetti. E di qua spero non ci sia qualche sgradita sorpresina. Qua dentro. Che cos'è? Questa è la Torah. La cosa? Scritture sacre. Una sorta di Bibbia ebraica. Mia sorella sarebbe impazzita. Quella che avevamo in New Mexico era mezza andata. Ok. Beh, almeno non hanno buttato via tutto. Vabbè, perché avrebbero dovuto, insomma, visto che hanno potuto conservarle queste cose. Tanto di guadagnato. Allora, questa corda. Ehi, che stai facendo? Posso usarlo per arrivare sull'altra balconata. Ok, quindi comunque lì ci si doveva arrivare, okay, ragazzi. Questo poco ma sicuro. Possiamo dondolarci. Tieni premuto R1 e L avanti e indietro per oscillare. Top. Molto alla Indiana Jones, alla Lara Croft. Vai, ancora un po' di slancio. E opla. Oddio. Mamma mia, per un peletto di sedere. Minchia, come sa pesadina. Va bene, allora prima di uscire però, qua dentro c'è qualcosa? Possiamo aprirla? Certo che possiamo aprirla. Cosa possiamo mai trovare di interessante qua dentro? Vediamo un po'. Altri fogli. Che dicono? Tenente Torres, 70 anni fa mio nonno fuggì dalla Germania con la sua famiglia all'insorgere della Seconda Guerra Mondiale. Ci riuscì grazie al suo buon cuore e al coraggio di una famiglia polacca. La ruota gira, la storia si ripete. Stanotte la mia famiglia ha fatto i bagagli e in virtù del suo buon cuore lasceremo la città scortati dai suoi uomini valorosi. Grazie per avermi aiutato a preservare la nostra Shul. È duro abbandonare la nostra casa, ma sono le persone a contare realmente, quelle ancora vive. Lei porta sulle spalle un fardello gravoso e spero che le nostre chiacchierate notturne le siano state di conforto. Se posso lasciarle un ultimo pensiero, per ogni passo che compiamo allontanandoci dal bene c'è spesso una reazione contraria più forte. Non perdere la speranza nel futuro. Come recita l'adagio, è sufficiente una sola candela per far arretrare le tenebre. Bella questa frase. Che Dio la protegga, rabbino Ziva Saunders. Spero che tu ce l'abbia fatta. Speriamo, ragazzi. Questo cos'è? Ok, Ellie prende ulteriori annotazioni. Che cosa scrive? Non riesco a dormire, continuo a vedere lui con la testa. Dina non ha una bella cera, forse ha preso l'influenza. La sua presenza mi tranquillizza, vorrei ricambiare in qualche modo. Yakim, ho trovato un altro campo lungo la superstrada. Non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incontriamo anima viva. Dite incrociate, se penso a Joel, a lui, rivedo tutto. La pelle squarciata, la bocca attonita, le viscere esposte. Non voglio che lei mi ricordi così. Meglio morire da sola. Lei è morta da sola, c'era il suo Dio con lei, c'era lui con te alla fine. C'era lui con Joel, sarebbe stato peggio per Joel con me lì, o potevo essere utile, lui più di quanto sia stata io con lui. Oltre la fede nel dolore, cerco la fede nel dolore, cerco la fede attraverso il dolore. Beh, ragazzi... 57-74. Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario 74. Ebraico. Ah, ok. A Capodanno... mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele.
Ah, come ne vorrei una. Dovevano essere buone. Le feste ebraiche erano delle abbuffate. Per celebrare i secoli passati a sfuggire ai nemici. Una stirpe di sopravvissuti. Esatto. Ok ragazzi, allora, per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare, anche perché, regà, se no veramente questi video durerebbero troppo, quindi non vorrei tediarvi con video che durano un'ora o più. Quindi per oggi ci fermiamo comunque qua. È vero, non è successo praticamente nulla, però abbiamo scoperto che Tommy ha deciso di partire da solo e quindi Ellie non se l'è fatto ripetere due volte da nessuno, cioè ha preso, ha deciso di andare e basta, e Dina l'ha seguita. Siamo comunque sulle tracce di questi maledetti, sperando che comunque queste ricerche portino davvero a qualcosa. Quindi come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!